Mister, questo pareggio con la vittoria a tavolino della Gavorrano a Grosseto, dove non si è giocato, distanzia vieppiù la Massese dalla testa della classifica? Sì, un po' d'amaro in bocca c'è, perché penso che abbiamo fatto una buona partita su un campo veramente difficile, e quindi c'è un po' di rammarico, dai, perché obiettivamente adesso oggi sono 6 pali che abbiamo preso in questo girone di ritorno. Dopo il gol abbiamo avuto la traversa clamorosa di Checchi, l'occasione clamorosa di Gavoci, e se va dentro una delle due occasioni probabilmente la partita si mette in discesa. Invece poi siamo stati anche bravi nel secondo tempo, quando l'arbitro, con delle scelte assurde, ha dato 2 gialli a Checchi, roba da vergognarsi, siamo rimasti in 10. I ragazzi hanno lottato. Qui non molla nessuno, perché 7 punti sono tanti, però bisogna crederci fino alla fine, finché la matematica poi dirà che non potremo più raggiungere il Gavorrano. Bisognerà continuare con questo spirito, sperando che anche un po' la buona sorte possa essere dalla nostra parte. È la solita Massese che costruisce, non finalizza, non chiude le partite, e alla prima occasione, veramente, tra l'altro su un errore personale di Barsotti, prende gol. È veramente così difficile riuscire a registrare la difesa? No, ma non è questione di registrare la difesa, è questione che purtroppo Barsotti nell'occasione è scivolato e loro ci hanno fatto questa imbucata dove Gomez è stato bravo a tirare dentro. Ma sai, registrare comunque sia una o due occasioni agli avversari la concede anche la Juventus, e quindi purtroppo in questo momento noi creiamo tanto, però facciamo poco per quello che creiamo, e soprattutto al minimo errore veniamo puniti. Però fa parte del calcio, fa parte forse delle annate che delle volte non sono così felici sotto il punto di vista delle situazioni che poi si verificano in campo. Delle volte magari prendi 100 tiri e non prendi gol, e come oggi, come altre domeniche, sull'unica occasione che gli avversari hanno ci fanno gol. Io credo che si debba ripartire da questa prestazione gagliarda, positiva, ripeto, c'è il rammarico, perché se ci fosse girata un pochettino la partita poteva essere chiusa già nel primo tempo. Invece poi, ripeto, non siamo stati fortunati. Però qui non molla nessuno, 7 punti sono tanti, però ce ne sono ancora 27 a disposizione, e vediamo poi cosa succede. Prima dell'inizio della gara sei stato, omaggiato di una targa per tutto quello che hai fatto con questa società dopo il passaggio del titolo sportivo del Pisa Sporting Club. Sicuramente per te un grande ricordo. Sai, ho fatto 3 anni davvero belli qua, dove abbiamo vinto tutto. E insomma, quando poi fai 3 stagioni con i successi che abbiamo ottenuto, credo che sia normale. Poi in più il presidente Donati e il direttore sportivo Luperini sono anche amici, quindi io anzi li ringrazio, perché hanno avuto un pensiero gentile. E avrei preferito non la targa ai 3 punti, però purtroppo oggi è andata così. Benissimo, grazie.